che ha fatto fortuna all'estero. Ma tanti artisti italiani si sono fatti conoscere all'estero, pensiamo soltanto ad Albano, a Romina, all'epoca Claudio Villa e tanti altri. Lui però ha avuto fortuna in un paese che non è facile da conquistare da un punto di vista canoro. È diventato una vera e propria star in Cina. Non solo, ma lui in Cina canta cinese. E questa è la cosa più particolare. Se non ci credete, guardate, sentite questo filmato soprattutto. Ma capì che ha detto, però i cinesi lo hanno capito e lo apprezzano. Antonio Voria, eccolo qua. Ciao Antonio. Buongiorno. Che piacere, che accomodati, accomodati Antonio. Il piacere è tutto nostro. Conoscere un italiano che ha avuto successo all'estero ci fa piacere per te, ma anche come italiani, ci inorgoglisce. E poi Antonio è il tuo nome italiano, ma tu in realtà lì come ti chiamano? Antonio. Il mio nome cinese è la traduzione fonetica di Antonio, che e quindi, quindi è una cosa che diventa suona... Andoniao. Sono quattro caratteri. Andoniao, sì. Vabbè, insomma. Però è... Non è un nome tipicamente cinese, ma è la traduzione effettivamente del mio nome italiano. Vabbè, però tanto sanno chi sei, perché sì. Hanno imparato a conoscerti i cinesi. Ne hai milioni, perché poi quelli sono tanti, quindi... là un fan club cinese sono subito centinaia di milioni di tifosi. Tu hai i giovani come target, diciamo, come chi sì, sono i tuoi sì, ammiratori. Sì, giovani. Giovani. Sono partito con quella trasmissione che avete appena visto, una sorta di Uomini e Donne in Cina. No? Ah, è Uomini e Donne in Cina? Sì. Vabbè, una specie. Una specie, sì. E tu che facevi il tronista, no? Eri il tronista sì, cinese. Il tronista italiano in Cina. In Cina. Sono quindi... andato a corteggiare una ragazza cinese. Ah. Però nel corso della trasmissione comunque eri al centro dell'attenzione, passavano i tuoi video, ho cantato le mie canzoni, ho cantato come avete visto in cinese. È stata la cosa che ti ha fatto conoscere. Chiamiamolo trampolino di lancio. Certo, certo. Però i cinesi ti hanno apprezzato subito. Sì, 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 da subito. Quando ti hanno visto? Secondo me è fondamentale, soprattutto in una cultura così difficile e diversa dalla nostra, qual è quella cinese, è fondamentale cercare di integrarsi subito, cosa che non fanno in tanti. Vabbè, ma intanto bisogna parlare cinese, non è una cosa prima facile. Di tutto bisogna parlare il cinese, ed è una lingua molto complessa. Perché hai imparato? Io l'ho studiato per un anno alla Fudan University di Shanghai, un'università molto prestigiosa che collabora con la... con la nostra Bocconi di Milano. Studiato il cinese? Ho studiato il cinese, ho fatto un corso di mandarino, sì. Però per un anno, con un anno di studi non riesci a parlare. Pure il parlare... nostro chef ha fatto i corsi di mandarino, ma più che una spremuta non io ho venuto. Ma... per la verità. Perché non è una, è una lingua molto complessa, sì. Non solo... parlarla, ma pure scriverla. Leggerla e scriverla. Leggerla e scriverla, tutti quei disegnetti. È lo step successivo, è molto complesso. E tu ci hai messo un anno ad imparare il cinese. In un anno sono riuscito, frequentando questo corso intensivo, a studiare una base. Sono arrivato a circa 1500 caratteri su 20.000. Poi c'è da dire che è molto difficile pronunciare il cinese, perché basta cambiare un accento e il significato cambia totalmente. Quindi... che poi fra l'altro per le mie scarse erudizioni, cioè io in Cina ci sono andato ma non parlavo manco l'italiano dalla vergogna, la lingua scritta è unica in tutto il paese, ma la lingua parlata cambia da il cinese da mandarino zona. È lo stesso, quella è la grande forza anche della Cina, perché è un territorio così talmente vasto. Se ognuno ci avesse, però c'è da dire che è un po' come da noi, i dialetti sono tantissimi, sì. Basta spostarsi di 20 km e il dialetto cambia.
E tu parli del mandarino? Mandarino, sì, mandarino. Sì, il cinese mandarino. E poi a Shanghai ho imparato qualche parola in shanghainese, perché frequentando, sa, mi invitano spesso dallo Shanghai Media Group anche a partecipare, sì, a trasmissioni di, ecco, Shanghai, quindi le un po' di shanghainese lo parlo. Che canzoni sono? Cioè canzoni italiane che hai tradotto? Io ho fatto vari esperimenti. Che hai trovato là? Che roba è? Ho fatto vari esperimenti. Sono partito cantando delle cover in cinese, sostanzialmente. Cover, canzoni, cioè, canzoni conosciute italiane in tradotte Cina. In cinese? No, canzoni conosciute in Cina, cantate nella loro lingua. Shanghai, c'è la banana. Però è complesso, sì. Qualcosa del genere. Era molto complesso. E quindi loro hanno però apprezzato che tu cantassi nella loro lingua. Ed è lì la forza, diciamo, che poi L'hanno trovata una cosa. Il punto di interesse, diciamo. Ma poi gli piace pure la tua voce. I cinesi sulla melodia sono molto melodici. Poi i testi, la cosa interessante è che traducendo i testi di questi brani, tipo quello che ho cantato, che avete visto poc'anzi, si chiama Se Le To Io Ai, Amore Eterno è la traduzione in italiano. È un testo molto molto romantico, molto... Noi ci fidiamo di te perché non capiamo niente del cinese, però ci fidiamo soprattutto dei risultati che hai avuto, perché come dicevo Antonio in Cina veramente è molto popolare, c'hai i fan che ti assaltano pure per strada, perché pure lì sono abbastanza calorosi gli ammiratori, no? Devo dire non sono molto calorosi. Non so come però, dei Duran Duran, però insomma autografi, cose. Insomma. Però è bello vederli ai concerti impazzire quando parte il brano cinese. Io gli canto dei brani miei in italiano, in canti inglese. Pure brani italiani? Sì. Canto anche dei brani classici italiani. Mi capita spesso di partecipare ad eventi per la Camera di Commercio italiana in Cina. Però butti là la canzone cinese. Però il cavallo di battaglia, chiamiamolo così, è il brano cinese. E quindi ho provato a riproporlo. Ma è quello che abbiamo sentito prima? Ne canto vari, ce n'hai parecchi ormai di brani. Poi ho fatto varie. Ho provato a modificare i testi, tradurli dal cinese all'italiano, prendere dei brani italiani, cantarli in cinese, però visto che riscuote abbastanza interesse, il cantare il brano cinese riadattato con un testo nuovo in italiano, cosa che ho fatto un mese fa, sono andato in onda sulla CCTV, che è come la nostra Rai. Sì, ogni tanto la vediamo sul satellite. La CCTV 3 ero in onda con un brano che ho cantato per metà in cinese e metà in italiano. Questa volta ti guardo. Tu da dove vieni? Da che parte d'Italia? Da Salerno. E quindi ormai però è un po' che vivi là. Sono 6 anni. 6 anni che stai? Sono 6 anni adesso. Sì. A casa che dicono? I tuoi genitori sono stati contenti? Mia mamma mi chiama tutti i giorni. Questa carriera così lontana. Sì. Bello. Mi fa, ma figlio mio, ti avevo mandato a Milano, te ne sei andato a Shanghai. In effetti un po' lontano. Però io credo che ti piacerebbe se ti arrivasse il successo anche qua. Certo. Nel tuo paese. Sarebbe... Sarebbe una grandissima gratificazione. Io spero che questo Intanto accada. Vi ringrazio per questo spazio che mi avete dedicato. Noi siamo orgogliosi di questo. Del fatto che tu ti sia imposto in un mercato così lontano è così difficile. Quali saranno i prossimi impegni che affronterai adesso? Voi mi avete intanto beccato al volo, perché io domani parto per la Cina e quindi... Da domenica inizio già con un'esibizione a Suzhou, la città di Suzhou è un'ora da Shanghai. Poi avrò 2 giorni a Shanghai, poi sarò a Nanchino, alla JSTV, con un'esibizione dal vivo di un brano in cinese. Un bel calendario. Sì, sempre abbastanza ricco. Poi chiudiamo l'anno a gennaio, perché il Capodanno cinese...
posticipa rispetto al nostro, va in base alle fasi lunarie. Quindi tu ti puoi fare, vedi, a Marcello gli piacerebbe, ti puoi fare due veglioni, uno sul Capodanno cinese, la doppia, sul Capodanno cinese e su quello occidentale. Anche perché lì le trasmissioni, le registri, poi vanno in onda dopo un mesetto circa, non è come l'Italia, la RAI che va in diretta. Allora, io ti faccio tanti auguri Antonio. Grazie per la tua mille. Carriera, che già è decollata ampiamente, ma anche perché possa pure in Italia farti conoscere ed apprezzare. E allora, però prima di lasciarci, vogliamo sentire una canzone in cinese. Non è mai stata cantata una canzone in cinese in questa piazza. Qua il massimo dell'esotico lo raggiungiamo quando Marcello canta in inglese, però una canzone cinese vera ci piacerebbe. Ne canto una in italiano, inglese e cinese, però un brano cinese molto conosciuto. È quello Dui Ni Hai Puan. Dui Ni Hai Puan. Lo vedi dire. È la sa che va tante volte. Dui Ni Hai Puan. Allora ascoltiamola da Antonio Boria. Okay. Vai, vai pure lì al centro. Cinese. A questo punto chiedo la partecipazione del pubblico con le vostre mani. Yeah. 两只眼睛大又亮我开始失去露出掌 In italiano? Buongiorno, come va? Sguardo ingenuo e dolce ma occhi verdi come il mar cuore a mille in panna ormai dove vivi? Io Shanghai pazzo di te ancora non lo sai ma chi l'avrebbe detto mai? Hey, let's go! 熊熊藏着一把火 这种日子不好过，把折磨交给你，还微笑当作心，就怎么也抓不住你。 Per un saluto. Come no, come no. Salutiamo prima di tutto gli amici del Cilento, di Agropoli. Di Agropoli, bella Agropoli. Vi invito a visitare il nostro Cilento. E poi gli amici italiani a Shanghai. Esatto. Perché abbiamo tanti amici italiani a Shanghai, a Suzhou e anche a Pechino. Gli amici del Mamma Mia. E poi saluterei tutti i nostri amici cinesi in Italia. Ecco, i cinesi in Italia che sono... Sono tanti, fra l'altro, tutti carucci, però. Tutti. Sì, 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 sono... Io devo dire che sono davvero commosso perché in Cina mi trattano come se fossi un figlio. Come se fossi uno di loro. Come se fossi uno di loro, quindi se vuoi andare a Piazza Vittorio a fare le prove, è qui a Roma, guarda. Sono vuoto un paio anni, ma trovi quasi da già. Grazie. Antonio, bravo, complimenti ad Antonio Voria, l'italiano più famoso in Cina.